Ecco cosa succede a lanciare piogge e lacrimogeni, specie all'altezza uomo, sui manifestanti. Questo è il secondo giorno che passo ricoverato al pronto soccorso per un trauma cranico. Ero presente alla manifestazione di lunedì a San Didero e lì un lacrimogeno mi è arrivato in testa, provocandomi una frattura al cranio e una ferita che hanno dovuto richiudere con svariati punti. Questo perché la polizia ha dispiegato un numero enorme di uomini e di mezzi che si sono permessi una violenza inaudita per tentare di sgomberare l'ex autoporto di San Didero. Io ero presente a quella manifestazione perché l'autoporto di San Didero è l'ennesima colata di cemento, l'ennesimo ecomostro che tra l'altro distrugge uno dei pochi polmoni verdi ancora rimasti nella bassa Val di Susa. E tra l'altro un autoporto in Val di Susa c'è già ed è a Susa. Ma secondo il folle progetto della TAV non va bene. Penso che in questo periodo sia palese che tutti quei soldi vanno spesi in ben altre cose, per la sanità, per la messa in sicurezza delle scuole, dei territori, per esempio. Non è che ci possiamo permettere di spendere 5 milioni solo per la costruzione di un fortino del futuro cantiere di San Didero.